Saluti, ben ritrovati. Quarta puntata del Venga a prendere un caffè, pochissimo all'inizio. Prima della sigla, però, come al solito, un SMS per presentare i protagonisti di questa puntata. A destra, in fondo, c'è un ritorno, un gradito ritorno, che poi oggi farà tappa qui perché Gina Codovilli è partita dal Venga a prendere un caffè e poi è arrivata ovunque, perché ti ho visto veramente anche sulle reti nazionali, hai ricevuto tantissimi premi, noi non abbiamo nessun merito, però insomma un po' di cassa da risonanza lo abbiamo fatto e quindi oggi virtualmente ti rioffriamo nuovamente il caffè. Ben ritrovata Gina. What an affair that keeps me longing for someone there, for someone new. You were so good in doing the wrong thing. Now I'll be good in being untrue. Allora, Gina, torniamo, o meglio, partiamo con il tuo libro. Proprio un anno fa è venuta al Venga a prendere un caffè a raccontarci di questo libro, Il mio principe, soffrire, crescere, sorridere con un figlio autistico. La prefazione di Monsignor Francesco Lambiasi e la postfazione di Filippo Muratori. Allora, è il tuo esordio. Hai avuto un grande successo, tanti premi, l'ultimo a Cattolica proprio in questi giorni, ce lo vuoi ricordare quale? Sì, è il Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, è un premio importante, hanno partecipato oltre 3.000 scrittori, fra scrittori e poeti, e poi i premiati siamo stati una trentina, credo, quindi insomma un buon successo. Allora, dicevamo, sei partita in TV dal Venga a prendere un caffè, sei arrivata addirittura fino ad Costanzo. Sì. Com'è stata? Spiegami. Quella di Costanzo è stata una sorpresa incredibile. Io quando ho ricevuto la telefonata dalla RAI pensavo fosse uno scherzo. Ti hai detto finché mi chiamo Francesco, ci credo. Francesco lo conosco, è andato a scuola con mio figlio. E invece questa veramente è stata una grande sorpresa, sì. Io pensavo scherzassero, invece era vero. E così addirittura mi hanno mandato i biglietti per l'aereo, io sono partita da sola in aereo, sono andata là, mi è venuto a prendere un'auto con l'autista. Però da me vieni con la tua macchina, è diverso, sono più importante. A me vieni con la tua macchina. È stata una bella esperienza, molto bella. E com'è Costanzo? Costanzo, no, Costanzo è una gran bella persona. Grande sicuro. Sì, è un grande giornalista. È stato molto carino, mi ha messo a mio agio e ho un bellissimo ricordo e lo ringrazio molto per avermi invitata da lui, insomma. Senti, una curiosità, il principe come sta? Il principe sta bene. Spieghiamo adesso, chi è il principe. Sì, perché il principe è mio figlio e... ed è il protagonista del mio libro, che è appunto intitolato Il mio principe. E molti mi dicono, ma perché il principe? Perché per me, ma anche per la mia famiglia, è veramente il nostro principe, insomma, per quanto è importante per noi, per quanto lo amiamo, per quanto dedichiamo la nostra vita a lui, ma anche per quanto lui poi ci restituisce in termini di affetto e di tante cose belle. Andrea adesso è a casa da 2 anni, ha fatto tutto il percorso scolastico e a questo proposito, visto che prima si è parlato di tagli, io lancerei proprio un appello, perché so, mi giunge voce, che vengono fatti dei tagli anche proprio sull'handicap e questo veramente è una cosa che non sa da fare. Non sa da fare. Non sa da fare.
perché non è giusto che debbano rimettersi sempre i più deboli. E veramente in questo caso i bambini con handicap sono davvero i più deboli e le famiglie sono delle famiglie handicappate anche loro, perché quando hai un figlio handicappato in casa tutta la famiglia è handicappata e quindi ha bisogno di sostegno, ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di sentirsi circondata da tante cose, non di essere ancora più isolata, certo. Che già, cioè già il destino ha voluto, no, che ci fosse questo, questa forma comunque di isolamento, perché poi non tutti hanno la forza di scrivere un libro o comunque di uscire allo scoperto, perché poi dietro all'handicap ci sono tante cose, molte persone addirittura si vergognano, quindi vanno sostenuti, vanno aiutati, secondo me, anzi ancora di più, hanno bisogno ancora di più di sostegno e di aiuto anche economico. Senti, per fare noi come TV la nostra piccolissima parte, tu come hai fatto inizialmente a superare questo problema, la tua famiglia, in che cosa hai trovato forza, perché il libro insomma fa parte di un percorso cominciato, certo, tanto tempo, sì, prima. È un percorso lungo 23 anni questo libro, quindi ne abbiamo fatta di strada insomma. La forza è all'inizio, quando ti succede una cosa così, quando ti dicono tuo figlio è autistico, ti crolla il mondo addosso, veramente è un dolore, è una disperazione totale. E a volte è veramente un miracolo che si riesca a venirne fuori, e infatti ogni tanto purtroppo si sente anche dire che qualcuno non ce la fa e soccombe, sì, insomma. Ecco, io direi che sicuramente se riesci a superare quei momenti lì, poi ti rafforzi, la famosa, no, che se non ti uccide ti rafforza. Però nel mio caso io ho avuto anche una grande fortuna, che è stata quella di incontrare delle persone meravigliose sulla mia strada che mi hanno aiutato non solo fisicamente, non solo nella gestione di Andrea, ma mi hanno aiutato a ritrovare la fede. Quindi il mio è stato anche un percorso di fede. Io ho ritrovato Cristo, insomma, grazie ad Andrea. Quindi capisci perché è veramente immagino, il mio principe. Immagino un percorso molto diviso, perché in situazione così avere la forza poi di ritrovare la fede, sì, non è così scontato. Sì, ma è stato, cioè non è che dalla sera alla mattina, certo, uno ritrova la fede. Infatti quando io mi sento dire ah, beata te che hai la fede, io non ce l'ho, appunto. No, non è così. Cioè la fede intanto non è che Cristo a te sì perché sei più bello, lui no perché Non mi è simpatico. Conoscevo un certo Don Oreste Benzi che diceva non è che una persona non crede in Dio ma ha problemi con Dio. Anche, sì, molti hanno problemi con Dio infatti. Anzi, quelli che non credono secondo me sono proprio quelli che sono di più alla ricerca e che comunque io sono anche convinta che Dio è più vicino a loro, a quelli che non credono. E comunque è una ricerca, certo, costante, continua, è un cammino anche questo, è un percorso difficile che va, ecco, bisogna avere la fortuna di avere qualcuno che ti accompagni in questo cammino ed è veramente una cosa grandiosa perché vivi la vita con un altro sguardo, hai un altro sguardo su tutto, sul mondo, sulle persone, sulle cose, su tutto. E io credo che sia veramente una grande fortuna, però voglio dire che questa fortuna è per tutti, non è solo per pochi eletti. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto aprire un po' di più il cuore, perché è un desiderio del cuore che tutti ce l'abbiamo innato, no? Certo. Il famoso chi sono, dove vado, dove vengo, cioè, certo, no, anche, no? Cioè è un desiderio che abbiamo. E poi, insomma... E poi ognuno trova... Ma sì, ma poi l'ha detto lui, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ragazzi, ma cosa vogliamo di più? Cerchiamocelo questo Cristo. Questo è il percorso spirituale e letterario di Gina Codovilli, che per certi versi camminano parallelamente. Adesso il seguito, il 2, quando lo fai? Come dici? Il prossimo libro? Il prossimo libro, in tanti me lo chiedono. Vabbè, caspita, dopo un... Ma vedi, questo è stato facile per certi versi perché era tutto lì, no? Era solo da tirar fuori. Ma comunque una mezza idea ce l'ho. Ce l'hai una mezza idea? Sì. Oh, bene.
Naturalmente, mi raccomando. Certo, sarai il primo a saperlo. Allora, uno dei segreti della comunicazione è quello ogni tanto di battere le mani per avere l'attenzione, oltre che parlare a bassa voce, come fa la nostra prof. E allora adesso vi faccio vedere una clip che non c'entra niente, la buttiamo lì e vediamo un po' cosa ne pensate. È tratto da un film, e ragionamenti, grandi ragionamenti sulla vita, sul sogno, sulle aspettative. Sentiamola, vediamola. William James, il grande filosofo americano, una volta disse: iniziate ad essere ora quello che vorrete divenire d'ora in avanti. Vi chiederete, ma come? La più grande guida del nostro iniziare ad essere è l'immaginazione, ovvero l'abilità di saper scegliere tra le possibilità che ci vengono offerte. Avere immaginazione richiede coraggio e impegno, ma allo stesso tempo ci dona speranza, la speranza di poter decidere il nostro destino e che le decisioni che prendiamo si confermeranno giuste in futuro. Per quanto possiamo essere sopraffatti dal mondo, possiamo anche trarne speranza, dalla sua bellezza, dalle promesse, dal semplice fatto che possediamo il talento di immaginare il nostro futuro in mezzo a tutte le possibili vite che scorrono davanti ai nostri occhi. Dobbiamo immaginarcele bene le nostre vite. Dobbiamo impegnare la nostra coscienza. Beh, insomma, qualcosina c'entrava rispetto a quello che dicevamo. Immaginare il nostro futuro. Allora tu, Gina, devi immaginare il tuo secondo libro, innanzitutto, e già hai una mezza idea. E rispetto al tuo futuro? Ma guarda, domanda semplice, sì, semplice. È una domanda apparentemente semplice, ma terribile. No, che terribile, che per i genitori che hanno un bambino o comunque un figlio con delle disabilità. Certo. Perché l'angoscia più grande di un genitore è proprio il dopo di noi. Cioè noi, io attualmente vivo una vita normale, sto benissimo, faccio una vita come quella che fate voi, anche perché Andrea è un autistico molto particolare, perché è buono, bravo, lo portiamo con noi ovunque, eccetera. L'unica spina nel cuore è il dopo di noi, quando noi non ci saremo. Beh, però tu l'hai detto, siete una famiglia, ha dei fratelli. Però quella comunque, è già una bella... comunque sai, solo l'idea... È una fortuna quella. Il pensiero di doverlo lasciare, sai, non è autonomo e quindi... Guarda, te lo posso dire, penso che sia il pensiero di ogni mamma per ogni figlio. Adesso non... Guarda, non... Beh, sì. Sono genitore anch'io, diverso. Certo, sai che poi i figli a un certo punto prendono il volo, devono proprio andare via. Sì, prendono il volo. Miseria. Sì, prendono il volo ed è giusto che lo prendano. È giusto. E invece questi figli qui purtroppo sono veramente, hanno le ali tarpate, non volano e quindi è un grosso pensiero. Gina, ci sarei anche te? Che musica ascolti, Gina? Io che musica ascolto? Sì. Come dicevano, la musica basta che sia bella. Quando scrivi tu? La mattina o la sera? Io scrivo dopo mezzanotte, quando finalmente la casa è silenziosa. È silenziosa. Posso dire una cosa su quello? Sì. Ludovico Einaudi, tra l'altro, ha curato la colonna sonora di un film molto bello sulla disabilità, che parla non di autismo, ma una disabilità fisica molto... azzeccata, secondo me, quindi il campione di incassi francese che tu conosci bene, perché quasi amici. Ah sì, bellissimo, un bellissimo film sulla disabilità, e la musica è proprio veramente bello, molto bello, sì.